Va per la città e guardati attorno. Un prete novello con il cuore colmo di sogni, un giovane prete forte dei suoi 26 anni. Ha davanti a sé la vita ed il cuore bruciato da un desiderio smisurato, ma ancora confuso. Spenderla tutta, quella vita che gli scorre vigorosa nelle vene, per il suo Signore e per gli uomini. Accanto a lui la sua guida, lo ascolta attento. Poi poche precise parole. È l'autunno del 1841, ma sembra primavera. Va per la città e guardati attorno. Strana direzione spirituale. Per entrare in te devi uscire, per scoprirti, smettere di guardarti. Se vuoi essere di Dio, entra nel mondo senza confonderti. Sei chiamato, nelle sue pieghe più nascoste, ad esserne il sale. Va per la città e guardati attorno. Poche parole, semplici ma di fuoco, di quelle che profumano di Vangelo, nascono dal cuore di un piccolo prete consumato dalla passione e dallo zelo per la cura delle anime. Il suo nome a Torino lo conoscono bene i più pii e i più poveri, le persone da bene e i farabutti. Don Cafasso, il prete della Forca, ha imparato profondamente che i sogni che Dio accende nel cuore non devono avere paura della realtà, anzi, solo dentro la realtà possono venire alla luce. Alla luce, anche quando ha la lugubre forma di un patibolo e il sogno di Dio è solo un piccolo crocifisso che un povero Cristo bacia con tutta la devozione di cui è capace in quell'ultimo secondo che lo separa dalla luce eterna del paradiso. Va per la città e guardati attorno. Dio va preso sul serio. Non c'è semplicemente da vederlo o da riconoscerlo, ma da arrivare a guardare tutto quello che ti circonda con i suoi occhi. Il mondo, ad osservarlo bene, è un grande tabernacolo. Il Signore è qui, invisibile solo per chi si ostina a cercarlo in alto. Lui che è disceso in basso e che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci. Va per la città e guardati attorno. Il prete novello si chiama Don Giovanni Bosco e prende sul serio l'invito. Con slancio si mette ad attraversare le strade e le piazze di quella città che gli è ancora così estranea e sconosciuta, ma che diverrà di lì a poco la sua Torino. Comincia a guardare e a guardarsi attorno. Ragazzi, tanti, tantissimi, in ogni dove, alcuni sfruttati in mille lavori, molti altri oziosi, tutti perennemente affamati. Eccoli, mentre corrono vocianti dietro chissà quale avventura, o intenti a giocare alle carte in un angolo di una piazza, o seduti da soli in disparte, vinti dalla nostalgia di casa. La gente che li osserva ha imparato a conoscerli e ad evitarli. Li chiamano vagabondi, delinquenti da spedire al più presto nelle patrie galere. Chi finisce per andarci in galera è proprio Don Bosco. L'invito, ancora una volta, è della sua guida, Don Cafasso, che ne è il cappellano. L'impatto è forte, devastante. Chiusi in stanze maleodoranti e buie, turbe di ragazzi tra i 12 e i 18 anni, tristi e abbandonati da tutti. Don Bosco li vede e li riconosce. Sono quelli che ha visto in sogno, 17 anni prima, giocare, litigare e bestemmiare nel cortile di casa sua e che pensava di correggere e calmare a suon di ceffoni. Li vede, li riconosce e lo riconosce il suo Signore lì presente, in quelle stanze e in quelle vite così buie, la sua luce che non si spegne. Accanto a sé lo tiene per mano la stessa maestra di quel suo primo ed indelebile sogno. Sono lupi, ma con lei accanto, Don Bosco li vede già agnelli. Se trovassero un amico che si prendesse cura di loro, un'intuizione, una chiamata, un compito, Don Bosco non è più lo stesso. La sua vita, la sua missione ormai non sono che il dritto e il rovescio della stessa moneta. Sono ormai la vita e la missione di un padre. Va per la città e guardati attorno. Don Bosco lo ripeterà con parole diverse ai suoi ragazzi, con parole diverse ma con il medesimo ardore, convinto che l'unico modo che abbiamo per scoprire i lineamenti più veri del nostro volto è trovarli riflessi in quello degli altri. L'accompagnamento vero non può che portare a scendere in basso e ad uscire fuori, ad entrare sempre più nella Pasqua del Signore per essere, nel buio, un riflesso della sua luce. È il compito della Chiesa, il segreto dell'efficacia della sua opera di evangelizzazione. Il seme del Vangelo può fiorire solo se è seminato nei solchi di questa terra, nel profondo delle sue pieghe più oscure.
Buona Stoffa è il terzo volume, frutto del cammino di 9 anni che gli ispettori italiani hanno richiesto agli incaricati vocazionali d'Italia. Dal 2009 al 2018 i vari incaricati di animazione vocazionale hanno prodotto 3 volumi. Il primo, Darei la vita, per i cammini di animazione vocazionale ispettoriale, i gruppi ricerca, unificati sulle 6 ispettorie italiane. Il secondo passo, 5 anni fa, nel 2013, il testo Messi smulta, per i cammini di animazione vocazionale locali. E infine, Buona Stoffa, appunto, un testo sull'accompagnamento personale, in stile salesiano, come accompagnava Don Bosco, perché le nostre case, le nostre opere possono avere degli accompagnatori, perché possono avere degli altri Don Bosco che oggi conducono i giovani a incontrare il Signore e vivere nella gioia piena, come il Vangelo chiede. La prima parte di questo testo ci ricorda com'è la situazione oggi, come accompagniamo i ragazzi oggi in questo contesto, che è caratterizzato in primo luogo dal narcisismo, dal ripiegarsi su di sé, in secondo luogo da una grande autoreferenzialità. La felicità me la creo io per andare dove io voglio, a tutt'oggi. E in questo contesto talvolta gli adulti possono essere dei latitanti, persone non così significativi, non modelli di adultità ai quali ispirarsi, ai quali guardare. E come altro ingrediente ci ricordiamo la scristianizzazione. Non siamo più davanti alla prima generazione incredula, ma ad una generazione che raramente ha visto i genitori pregare, ragionare secondo il Vangelo. E ancora in questo primo capitolo ci ricordiamo che la meta della pastorale giovanile vocazionale è esattamente il far scoprire ai giovani qual è la propria vocazione. Non un reclutamento, ma trovare il luogo in cui Dio li sogna, con gli ingredienti del servizio, con gli ingredienti della preghiera, con gli ingredienti della conoscenza di sé, spalmati in una vita donata agli altri. E il tutto, per concludere, nello stile di Don Bosco, che accompagnava in vari modi nella Valdocco del tempo e nei luoghi in cui trovava a trascorrere le sue giornate. Don Bosco che, quando veniva avvicinato, infondeva con pace, con serenità, una gioia piena per coloro che lo incontravano e che potevano colloquiare con lui.